Un minuto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, la sacrestia antica, un luogo prezioso per questo convento, perché qui Padre Pio, come ben sapete, ascoltava gli uomini, confessava gli uomini in questi angoli. Ecco, dapprima da quell'angolo dove venne posizionata una tenda, dove lui ascoltava, e poi venne posizionato invece da quest'altro lato. Ecco, questo è un luogo prezioso, tante storie di conversione, come ad esempio quella di Eolo Soldaini, classe 1914, un livornese. Lui era un ufficiale di marina, un tecnico che lavorava sulle navi ed era molto ricercato. Aveva viaggiato in tanti posti in Europa ed ebbe un prezioso lavoro, ecco, doveva partire per l'Australia e doveva stare fuori per moltissimo tempo. Lui era titubante, non sapeva se accettare o meno, decise di venire qui a San Giovanni Rotondo e chiedere a Padre Pio. Siamo negli anni 55-56. Quel giorno, quando lui arrivò qui, si accostò al confessionale e chiese a Padre Pio, ma prima Padre Pio lo confessò. E fu proprio Padre Pio a dirgli ed elencargli tutti i suoi peccati. Tu hai fatto questo, tu hai fatto questo, tu hai fatto questo e tu hai fatto questo. E da questo elenco fu lo stesso Eolo che espose a Padre Pio tutti e quattro questi peccati che Padre Pio gli aveva già presentato. Lo racconta proprio Eolo nella sua testimonianza a Padre Marcellino, nelle testimonanze del il padre. Lui racconta questo nella sua testimonianza a Padre Marcellino, che durante la confessione, proprio in quel momento, dice, non so che cosa capitò, vidi l'ignoto, cioè ebbe un'illuminazione, si ritrovò quasi in un altro ambiente dove una voce chiarissima, quasi prepotente, mentre Padre Pio gli parlava, gli diceva non andare in Australia perché ci saranno fatti talmente gravi nella tua famiglia che tu per la disperazione dove sarai ti butterai a mare. A quel punto Eolo, una volta terminata la confessione, si sentì meglio, una sensazione di benessere, tornò a casa, tornò a Livorno, decise di non partire e non accettare quell'incarico. Intanto, dopo 6-7 mesi, accadde quello che gli era stato preannunciato durante quella confessione con Padre Pio, fatti gravissimi, lui racconta nella sua testimonianza, ma con una grande serenità di spirito, con grande fiducia in Dio e allo stesso tempo anche con la sua presenza in loco, riuscì ad affrontare con serenità, lui dice. Ed Eolo, terminando la sua testimonianza, il suo racconto a Padre Marcellino, Iasenza Niro, ha detto che Padre Pio in questo luogo, qui, in pochissimi istanti, in pochissimi minuti, ha fatto 3 miracoli. Gli ha letto il suo cuore, gli ha illuminato la vita e gli ha dato delle risposte sul suo futuro.